Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di Kontakt, il flagship plugin presente all'interno del pacchetto Complete di Native Instruments. In particolare stiamo testando l'ultimissima versione, la 5.8.1, compresa nel pacchetto Complete 11. La prossima icona è quella che fa riferimento proprio all'interfaccia stessa, quindi possiamo scegliere se mostrare alcune opzioni più o meno importanti dell'interfaccia. In questo caso possiamo scegliere di mostrare le uscite audio di Kontakt, perché Kontakt, oltre ad avere un'uscita stereo come tutti gli instruments, dà la possibilità all'utente di creare uscite separate. Per esempio aggiungiamo due output stereo a cui possiamo assegnare direttamente le uscite 3, 4, 5, 6 e poter poi scegliere per ogni strumento, ad esempio gli strings di Albion sull'uscita audio Albion Strings, i violini di Chamber Strings li facciamo uscire sullo Stereo 2. In questo caso Stereo 2 non ha ancora un nome, per rinominarlo basterà cliccare due volte e chiamarlo Chamber. Automaticamente gli output verranno aggiornati anche negli instruments. Per attivare poi le uscite separate, questo in ogni Do di Kontakt, dovremo cliccare sul nome del Kontakt che sto utilizzando in questo momento e accendere le altre uscite che verranno automaticamente aggiunte al mixer, in questo caso di Studio One. Lo stesso accade anche in Cubase e in altre Do. La keyboard sotto possiamo nasconderla qualora stessimo utilizzando appunto una keyboard esterna. Nascondiamo gli outputs. Le info che fanno riferimento qui sotto le vediamo alle cose che noi tocchiamo all'interno di Kontakt, che ci viene appunto indicato che cosa stiamo toccando con il mouse. Il master out che troviamo su in alto, dove possiamo scegliere appunto il volume di uscita di tutto il Kontakt, il tuning, quindi pretendere ad esempio che tutte le librerie suonino ad un'altra intonazione. Nel caso standard ci troviamo a 440 Hz, ma qualora volessimo passare per esempio a 432, tutte le librerie verranno automaticamente pitchate per poter suonare a questa intonazione. Il BPM di riferimento nel caso è linkato al BPM della song, come vediamo in basso, il metronomo, il La di riferimento e i relativi volumi di metronomo e La. Se volessimo nascondere ad esempio il browser, avremo soltanto a disposizione l'interfaccia delle librerie. Molto comodo nel momento in cui si sta lavorando, non necessitiamo di avere un'interfaccia così ampia. Questo pulsante riduce al minimo l'interfaccia di Kontakt. Ancora a fianco troviamo le informazioni relative al carico del processore e dell'hard disk. In questo caso ho caricato 3.95 GB di samples in questa istanza e mi viene poi spiegato quanto processore viene impiegato dall'istanza stessa o il tipo di stress che reco all'hard disk all'interno. Vediamo una delle interfacce che abbiamo appena aperto. Partiamo dall'Aerobic Kit, che sicuramente troviamo all'interno della libreria base. Vediamo come l'interfaccia viene sviluppata, in questo caso disegnata per rappresentare più o meno una batteria synth, per cui avremo i filtri di risonanza e cutoff, gli instruments, quindi il tipo di suono che andiamo a modificare, ad esempio snare drum, possiamo scegliere a quale nota fargli fare riferimento, in questo caso è re bemolle 1, il riverbero, gli effetti, quindi il delay, la possibilità di intonare il samples in particolare, il livello, il pan, e sotto troviamo appunto le configurazioni standard di un filtro di inviluppo come appunto attacco, rilascio e decay. Sotto possiamo scegliere se accendere o spegnere gli effetti che vengono forniti con Kontakt all'interno della patch. Non a caso infatti le librerie di Kontakt sono in grado di caricare alcuni plugin standard contenuti proprio nel Kontakt stesso, oppure la possibilità di utilizzare quelli creati da Native Instruments e venduti separatamente, come tutta la serie dei compressori o dei riverberi che vengono forniti in compagnia di Complete 11. Le stesse sembianze le troveremo più o meno all'interno delle altre librerie, come vedremo. Su Option troviamo una seconda pagina a cui poter accedere per poter lavorare ancora di più sul suono che stiamo, ma vediamo come utilizzarlo velocemente. Ho trascinato Albion all'interno della finestra di Edit, ho creato una traccia MIDI
chiamata appunto Albion, l'ho assegnata al mio contact, in questo caso si chiama Contact Split Strings. Studio One mi permette per ogni instruments di rinominarlo e quindi ricordarmi anche più facilmente a cosa fa riferimento. Normalmente quando lo lanciamo nella rack instruments troviamo la scritta Contact 5. Cliccando col pulsante destro posso fare rename e nel mio caso l'ho rinominato Split Strings per ricordarmi che ci sono le sezioni di archi splittate. Per cui seleziono Contact Split Strings, canale MIDI 1, controllo che il MIDI 1 sia effettivamente collegato con Albion. Posso per ogni stanza utilizzare ben 64 canali MIDI, suddivisi per banchi. Nel caso specifico posso utilizzare il banco da 1 a 16, come vediamo ora, oppure passare agli altri banchi e poter poi utilizzare diversi e tantissimi instruments all'interno della stessa istanza, per poi salvare il tutto in un multi-rack, appunto chiamandolo come preferiamo, nel mio caso JGR Strings. Apriamo il pulsante di monitoring per poter ascoltare il suono direttamente dalla mia tastiera. In questo caso sta uscendo piano perché sto utilizzando, ecco qua, il volume anche di Studio One. Facendo un rapido excursus sull'interfaccia di Albion non troveremo ovviamente i parametri che abbiamo visto nel sintetizzatore, ma ad altri creati appositamente per l'utilizzo della libreria di Albion. In questo caso abbiamo appunto lo staccato, gli altri tipi di articolazione con legno, le altre alterazioni che vengono appunto definite con dei key switch. Per visualizzare i key switch torniamo in basso, qui dove appunto vediamo la tastiera, nascondiamo gli output. Scendendo di ottave riusciamo a vedere i key switch che sono stati creati per Albion. Infatti se noi adesso sulla tastiera stessa, quindi qui abbiamo l'arco, clicchiamo sul key switch, vediamo che viene automaticamente switchato. Questo è comodo in fase di programmazione MIDI per poter aver sempre sott'occhio, quindi velocemente, tutte le articolazioni mentre stiamo suonando. Il mod wheel e il pitch wheel fanno riferimento invece ad alcuni dei parametri a cui sono agganciati. In questo caso il mod fa riferimento al dynamics, quindi io posso effettivamente suonare una nota e salire di dinamica con il mod molto più rapidamente. Posso ovviamente controllare il vibrato, il riverbero, soltanto il rumore della sala, l'espressione. Ho la possibilità di scegliere se i microfoni siano più posizionati verso l'orchestra o più distanti, in maniera di avere un ascolto room più veritiero. Le opzioni ovviamente ci permettono anche di scegliere il tipo di microfonazione, quindi il mix dei quattro sistemi di microfonazione che abbiamo in questo caso. Verranno ovviamente caricati ad altri samples che si aggiungeranno a quelli che stanno suonando. Il close, sentiamo il close. E altre opzioni che fanno riferimento al round robin dei legati, la possibilità di aggiungere altri tipi di round robin, ad esempio all'interno del legato o della trasposizione che vogliamo fare, il transpose meccanico direttamente all'interno di Albion e i controlli che abbiamo già visto nella pagina principale, li ritroviamo velocemente qui nella destra. Oltre all'interfaccia che viene fornita immediatamente all'utente, possiamo ulteriormente aggiungere modifiche alle nostre librerie cliccando sull'opzione in alto a sinistra che ogni instrument possiede. In questo caso accediamo ad una pagina di editor molto più vicina all'aspetto di programmazione della libreria stessa, che utilizzeremo certo nelle fasi di programmazione, ma in questo caso possiamo permetterci di utilizzare per aggiungere velocemente gli effetti contenuti all'interno del pacchetto complete nella libreria stessa che stiamo utilizzando. Cliccando quindi sul pulsante Add FX possiamo permetterci di aggiungere dei filtri, degli equalizzatori e altri tipi di effetti, come ad esempio appunto il Transient Master, Tape Saturator,
Editor Solid Bass Comp che troviamo all'interno del pacchetto ma non di Kontakt, quindi ricordiamoci che se non li abbiamo già installati attraverso il Complete difficilmente li vedremo apparire nel nostro Kontakt. Aggiungiamo ad esempio un bass comp, lo trasportiamo alla fine della catena trascinandolo e accediamo ai comandi all'interno direttamente cliccando sul plugin che vogliamo editare, quindi il threshold, attacco più rapido, con la B possiamo bypassarlo. Possiamo inoltre aggiungere anche altri tipi di effetti ed automazioni direttamente nei bus presenti all'interno della libreria stessa. Per ritornare in posizione principale clicchiamo sull'icona della chiave inglese. Spero che questo breve excursus su Kontakt vi abbia stuzzicato l'appetito e invogliato nell'utilizzo di questo fantastico sample player. Le librerie che troverete a disposizione da terze parti sono tantissime e anche nel settore free. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!